Come ti chiami? Stocchi Elega. Rossi Domenico. Come si viveva quando eri ragazza? Un po' da poretti. Da poveri? Da poveri. In che senso? Perché c'era poca roba, poco di ogni cosa. Quando si era giovani si viveva in povertà. Cosa ti ricordi della guerra? Ti dico che ho tribolato, ho avuto tanta paura. Tornavo su con un paio di bestie con la botta dall'acqua. E mi sparavano le bombe sopra, quasi la testa, la mitragliatrice. A casa mia c'era il comando di partigiani. In fondo a scalocce il comando di fascista. Qual è stato un episodio successo ai tuoi tempi che ti ha colpito? La paura è il mio fratello, la gente, tanta gioventù che facevano le buche sui fossi, sui cosi e dormivano e vivevano lì dentro. Se no, li chiappavano e portavano e li ammazzavano. Il comando partigiano, i tappiani, una famiglia fascista, l'ha messa al muro per sparare è arrivata la controtelefonata che poteva ammazzare più. Cosa pensava la gente dei fascisti e dei tedeschi? È una gran tribolazione, una gran paura di morire, di soffrire. E i fiori non ne avevo mia casa, tanta paura, tanta. Mal di tutti. I tuoi genitori o parenti hanno mai partecipato alla guerra? Sì, i miei genitori no, i miei genitori no. Le ho partecipate un po' i miei fratelli e i miei mariti, che dopo li avevano presi e li avevano portati via. E dopo da loro se ne sono riusciti a liberarsi. E zio 7 anni, e il babbo 2 anni. Pensi che la vita sia cambiata da questi anni? Sì, molto. Però, perché noi non sapevamo niente, solo da mangiare, il lavoro e basta. Però, adesso anche troppo. Un pochino troppo, ma da allora adesso non confronto. Adesso io mi trovo molto meglio su certe cose. In certi modi è cambiata, e in tanti modi è sempre quella. Cosa pensi delle generazioni d'oggi? Beh, sono alcuni, diciamo, bene, qualche volta non troppo, perché troppo allargamento da come, bisogna confrontare la mia e da adesso. Però un pochino si potrebbe tirare un mulichino la corda, non tanto, ma un pochino, tenere un pochino la gioventù e tanti altri, sono tante altre cose, sul fare, sul disfare, sul dire, sulla presentazione, che qualcuno presenta tutto un po' più normale, tante cose, insomma. Male. Saluta. Ciao Cocco, in bocca al lupo e buona fortuna a tutti quanti. E scusate che io non sono buona per parlare di certe cose. Ciao, top.